Ma non si finisce più con questi pacchi e queste valigie? Dai, 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 che questa è l'ultima. Su, forza, coraggio, muoviti. Papà, ci siamo massacrati con questo trasloco. Io e tua madre ci siamo massacrati. Ti ricordo che sei arrivato solo ieri. E proprio per evitare il massacro, hai passato tutto il pomeriggio in spiaggia. Ma se da stamattina ne sai che non facciamo altro che trasportare valigie piene di tovaglie. Tu scherzi, ma ti assicuro che quella sarà la mia casa, prima o poi? Magari poi, Molto poi. Non avere fretta di sistemarci al cimitero. Tuo padre e tua madre hanno ancora molta voglia di vivere. Non è che la vita finisce perché i figli se ne vanno. Anzi. Hai ragione. Dovete godervi anche voi questi ultimi anni che vi restano. Oh, grazie tante, molto generoso. Sai, Sergio, forse per questi ultimi anni che ci restano ci conveniva andare direttamente all'ospizio invece di comprare questa casa sul mare. Ti ricordo, mio caro, che sono stata medaglia di bronzo ai campionati provinciali di nuoto delle scuole medie. Beata te che riesci ancora a ricordarlo. Se per questo ricordo molte altre cose, mio caro. Tesoro, visto che parti, per favore, togli quel calendario con la foto di quell'attore mezzo nudo che tieni appeso dietro la porta. Attore, si fa per dire. Sì, certo, papà, lo porto via con me. Non vorrei che me lo rubasse la mamma. La mamma è il sottoscritto, non ha bisogno di calendari. Come se la carta di credito che ti abbiamo dato non bastasse. Ma quella si scarica così in fretta. E che va a batterie? Io ti adoro, ma non per i soldi. No, Perché mi vuoi bene, e lo so. Dai, dai, fammi caricare questa valigia, altrimenti mi commuovo e quando piango non mi sopporto. Tesoro, siamo sole. Sì, tieni, prendi questo. E mi raccomando, non sperperarli come al tuo solito e non dire niente a papà. Tieni, prendi anche questo. Ho messo qualcosa da mangiare, due cosine al volo, succhi di frutta, pane, burro, marmellata, due banane che ti tengono un po' su. Quello con i peperoni no, Dai mamma, siamo solo io ed Emilio. Ma così non sarai costretta ad avvelenarti in tutti quegli autogrill. Dai, muovetevi, state facendo tardi. Tesoro, mi raccomando, comportati come si deve e abbi cura del monolocale che ti abbiamo affittato. Con quello che ci costa. Con la voce del portafoglio, tienilo in ordine, pulito. Tu, Emilio, guida con prudenza. E soprattutto ricordatevi tutti e due che qui avete due genitori che vi vogliono un bene dell'anima. Non ti stupire, ma io ho voglia. Hai voglia? E chi si stupisce? Ma no, ho voglia di pensare un po' solo a me stessa. Ecco, sono 30 anni che pensi sempre solo ai figli. E per forza, c'era sempre un problema. Quelli non si ammalavano mai tutti insieme, sempre uno dopo l'altro. Dio, quanti raffreddori, influenze, il morbillo, la rosolia, la scarlatina, le adenoidi, il soffio al cuore, che poi per fortuna è scomparso, il braccio rotto, la gamba rotta per lo sci, il testicolo che non scendeva. Ah, quello di Peppe! Ma poi è sceso? Sì, è sceso. Sei sicura? Stai tranquillo che è sceso. Se lo dici tu, il Panfilo, vatti a preparare per questa notte di follia marinara. Oh, santo, cioè, ma tu sei sicuro di saperlo guidare, un Panfilo? Gigi Belli, almeno due marinai. Io sono un nocchiero nato. Sì, Capitan Findus. Come questa. Entrare da una finestra di nascosto eppure affamato. Io, che mi sono laureata alla normale di Pisa con 110 lode, costretto a comportarmi così. Bruttina questa casa, eh?
siamo sopravvissuti. Non so quale santo ci ha protetto. Guarda, domattina vado in chiesa e accendo tutte le candele che trovo. Ma dai, cerca di calmarti. In fondo è andato tutto bene. Eh già, perché se non andava bene a quest'ora stavamo sul fondo del mare. Tu sei il solito disgraziato. Prendi una barca senza controllare. Una barca in avaria. Ma l'avevo controllata quando ho fatto il pieno. E allora lo sai dove adesso il tuo pieno? Sta inquinando tutto il mar Mediterraneo. Visto che siamo soli e che i nostri figli non ci possono sentire, forse invece è meglio che io lo tiri fuori, questo rospo che mi tengo dentro da tanto tempo e che mi ha fatto tanto soffrire. Io, se lo vuoi sapere, potrei farti con nomi, cognomi e date. Nomi, cognomi e date di cosa? Sergio, non abbiamo più l'età per giocare a nascondino. Sto parlando delle tue, come vogliamo chiamarle, distrazioni? Elisa, ti posso giurare... E su cosa vorresti giurare? Su tutto! Oh, su Dio, sui nostri figli! Vada di non farlo, perché non ti conviene. Elisa, devi credermi! Io ho sempre cercato... Oh, sì, hai sempre cercato di nasconderle queste tue avventure da quattro soldi. Ma non ci sei riuscito, come tutti gli uomini del resto. Basta! Elisa, chiudi questo discorso sciocco, inutile e perfino volgare. Sì, sì, chiudiamolo pure. Ma chiudere non significa far finta che non sia successo niente. Almeno per una volta diciamoci le cose fino in fondo. Elisa, io ti giuro, ti assicuro che non ho mai, Sergio, immaginato che tu sapessi.